Presidente, nei giorni scorsi sui media dubbi sulla gestione di Amiu, come se ci fosse stato un ritorno al passato, scivolamenti. No, oggi abbiamo fatto proprio questa conferenza stampa per chiarire definitivamente qualsiasi perplessità che poteva, che questi articoli di stampa hanno sollevato. Non c'è stato alcun scivolamento così come hanno rappresentato loro, ma l'organizzazione è rimasta stabile come dal primo giorno che siamo entrati noi, con una presenza massiccia di operai, di dipendenti sulle strade. Siamo oltre 250 addetti ai servizi che quotidianamente espletano il loro servizio sul territorio e credo che i risultati si vedano anche. Negli anni passati c'era stata anche la pressione politica, quindi troppi impiegati che avevano causato costi elevati. In questi mesi pressioni politiche ci sono state? No, non c'è stata alcuna pressione politica perché è ovvio che ove mai ci fossero state pressioni politiche fossero state accontentate, ci saremmo trovati in una situazione poi non più gestibile, perché sostanzialmente abbiamo aperto una breccia che non potevamo più gestire. Comunque smentisco ogni pressione politica da parte del Senato di quant'altro su, diciamo, scivolamenti o recuperi di mansioni di alcuni dipendenti. Non è stata però solo la stampa a lamentarsi di Amiu, c'è stato anche qualche consigliere comunale. Lo stesso sindaco ha parlato di necessità di rivedere la gestione apicale. Che dice al sindaco? Ma la gestione apicale siamo noi sostanzialmente, perché è ovvio che i coordinatori e il management di Bari controlla accuratamente l'attività dell'unità produttiva di Foggia, quindi ogni atto che viene fatto deve essere autorizzato preventivamente da Bari, quindi anche qualsiasi spostamento di lavoratori devono essere autorizzati preventivamente da Bari, quindi non c'è alcuna autonomia, quindi quelli che prima svolgevano i ruoli di coordinatori a Foggia sono stati tutti ridimensionati e fanno solamente i capi servizio. Ma ha avuto modo di parlare con il sindaco su questi aspetti? Sì, abbiamo avuto di parlare col sindaco su questi aspetti. Quello che ci aspetta, la sfida più importante adesso con il sindaco, con i sindacati, è quello dell'organizzazione definitiva, nel momento in cui ci sarà l'affidamento definitivo del servizio della nostra azienda. I costi del personale da quel punto in poi dovranno aumentare da contratti di lavoro. Ci state pensando come affrontarli? No, non è che dovrebbero aumentare, là dobbiamo cercare di trovare un equilibrio tale senza pregiudicare in modo grave i lavoratori, ma comunque per garantire l'equilibrio economico del costo del personale, perché dobbiamo ricordare che adesso c'è la legge che vincola, oltre agli enti locali, anche le nostre società a rispettare determinate percentuali di costo del personale, oltre i quali non si può andare. Un'ultima domanda, i cittadini aspettano la raccolta differenziata, diversi mesi che sta per partire, adesso a che punto siamo? Credo che il Comune di Foggia abbia fatto il bando sul finanziamento regionale, quindi nel momento in cui arrivano questi diciamo, beni, questi strumenti e mezzi, ci avvieremo subito a fare la raccolta differenziata così come dal progetto. Nel frattempo noi stiamo acquisendo cassonetti per la differenziata per cercare di sostituire quelli ormai ammalorati, perché ci sono parecchi cassonetti ancora nelle zone periferiche che sono ancora in situazioni pietose, e piano piano avvieremo anche lì una raccolta differenziata stradale.